Mister, una prestazione sofferta, nel secondo tempo siete riusciti a riprenderla anche facendo soffrire l'Aquila, vi portate a casa questo importante pareggio. Sì, sapevamo sarebbe stata una partita di sofferenza, di contenimento, loro sono una squadra fortissima dal mio punto di vista e noi ci eravamo preparati tutta questa settimana per giocare una partita di contenimento e cercare di ripartire nel miglior modo possibile. Oggi c'è stato anche un po' di vento che magari ha dato fastidio sia a noi che a loro, però tutto sommato l'abbiamo pensata e così è andata. È una menzione d'onore anche la prestazione di Benedetti, che oggi ha sfruttato praticamente le occasioni pericolose anche da calcio piazzato, trovando 7 gol, è arrivata a 7 gol in campionato, come lo scorso anno, pareggia il suo score personale. Certo, oggi menzione d'onore per, diciamo, per Benedetti, ma anche per tutte le altre grandi e io direi per tutte in assoluto, tutte le bambine, le ragazze, dalla più piccola fino alla più grande, fino a Bomber di Ninni, che sono sacrificate per cercare di ottenere il massimo dalla partita di oggi. Mister, una partita in cui siete passati in vantaggio, poi vi hanno anche ripreso nel secondo tempo, si fanno soprattutto sentire i 120 minuti della finale di Coppa Italia? No, assolutamente. Abbiamo praticamente attaccato per 90 minuti. Siamo stati nella loro metà campo dal primo tempo, abbiamo forse preso abbiamo avuto 3 occasioni nitide al primo tempo, forse 4 al secondo tempo. Il solito problema nostro è di finalizzare, non si finalizza. Non abbiamo chiuso la gara e loro fanno questi grandi traversoni, questi lanci lunghi che ci possono creare dei problemi. Abbiamo preso un secondo gol praticamente da calcio d'angolo sul primo palo e quindi un errore, cioè due errori, uno su punizione e uno su calcio d'angolo sono venuti i loro gol, quindi credo che sul gioco non c'è stato proprio nulla da dire, però il calcio è così, hanno 2 tiri, 2 gol, però la nostra prestazione è mancata un po' di cattiveria, un po' di finalizzazione davanti alla porta, quello è mancato, peccato. Sì, ovviamente il campionato non è finito, potete comunque trionfare la prossima giornata che sarà con il Pucetta l'8 aprile e insomma basteranno anche i 3 punti nella prossima partita, c'è cioè comunque quella con il Bellanti, insomma un campionato che vi può vedere ancora trionfare. Sì, peccato perché oggi ci tenevamo a vincerla questa gara, anche e soprattutto per il match point della maschile, e che faccio i miei complimenti, so che hanno vinto, so che quindi è una giornata bella a metà, però bellissima. E quindi faccio i complimenti a tutta la società 1927 per il lavoro che hanno svolto. Per quanto riguarda noi, peccato perché poteva essere una bella giornata e rimandata e forse doveva andare così, forse era giusto che si festeggiavano in 2 settimane diverse e non sulla stessa, però va bene così.